Federica Rosso, siamo qui al Identità Colore 2011 e in questo piccolo stand vediamo però del riso, e questo riso in più ha degli additivi, non è vero, ha delle cose in più che servono per fare un risotto già completo. Vogliamo parlare di questa novità? Molto volentieri. Intanto la nostra è una piccola realtà nel Vercellese, un'azienda completamente al femminile. Io sono titolare, sono coadiuvata nel mio lavoro dalla mamma e dalle mie due sorelle. Ecco che allora forse è proprio frutto della fantasia femminile questi risotti ai fiori che qua vedete. Effettivamente ha parlato di risi con additivi, in realtà sono erbe, sono fiori, sono aromatiche assolutamente naturali, liofilizzate, che consentono però di dare dei risotti saporiti, genuini, che possono essere mangiati sia dai bambini sia dalle persone anziane. Non contengono glutammato né sale, quindi assolutamente naturali, ricchi semplicemente del sapore della natura e degli elementi che li compongono, ovviamente sulla base di un riso Carnaroli che è un po' il principe delle nostre varietà italiane, ecco. Quindi parliamo di riso, quindi parliamo del Vercellese. Mi vuol parlare della sua azienda? La nostra è una piccola azienda agricola, come le dicevo. Io in realtà rappresento la quinta generazione. Appunto la mia famiglia è sempre stata dedita a questo tipo di coltivazione. Da circa, più o meno dagli anni 90, il mio papà aveva già iniziato un tipo di coltivazione ecocompatibile, quindi con un ritorno a un approccio nei confronti del terreno molto più rispettoso, perché la rotazione è sicuramente l'elemento fondamentale ormai per la risicoltura, perché attraverso la rotazione si arricchisce naturalmente il terreno, lo si ripulisce dalle erbe infestanti e allo stesso tempo si ha un'attenzione maggiore nei confronti della natura e quelli che sono i cicli naturali anche di una pianta forte e resistente come quella del riso. Le dicevo appunto, una nostra è una piccola realtà, sono 34 ettari, quindi un'azienda di piccole dimensioni inserita nel cuore di quella che è la pianura vercellese, proprio situata all'interno di un borgo all'inizio della città di Vercelli, proprio alle porte della città di Vercelli, ma alle porte anche di quella che è denominata la strada delle Grange, dove è nato il riso, è stato veramente quella la culla della civiltà del riso. Quindi qui vedete un pezzettino di modernità, perché i risotti rappresentano comunque un prodotto moderno, però inserito comunque in quella che possiamo considerare una tradizione millenaria nel Vercellese.